Buonasera da Giovanni Paristo, benvenuti in nuova puntata di Punto e a Capo. Questa sera parliamo di sanità, parliamo di medici e di medici di famiglia. Torniamo a parlare di questo aspetto anche perché c'è una notizia di pochissimi giorni fa che ci riguarda tutti. La notizia dice che in pochi anni 14 milioni di italiani rimarranno senza medico di base. Quasi 50.000 camici bianchi scompariranno, non è una magia, e che vanno in pensione e devono essere sostituiti, però pare non ci siano medici pronti ad entrare in questo ruolo. Ne parliamo con i nostri ospiti, vi presento subito il dottor Francesco Crea, che è appunto medico di famiglia, oltre che essere consigliere dell'Ordine dei Medici di Cremona. E poi abbiamo anche il dottor Gianmario Brunelli, che è direttore del Dipartimento Cure Primarie dell'ATS Valpadana. L'ATS è l'Agenzia di Tutela Sanitaria che riguarda le province di Cremona e di Mantova, quindi diciamo una sovrastruttura che include appunto tutte le strutture sanitarie di Cremona e di Mantova. E quindi poi il dottor Brunelli ha, come dire, anche qualche numero che riguarda questo fenomeno. E poi parleremo anche di un altro fenomeno che tra l'altro coinvolge da vicino i medici di famiglia, ed è il nuovo percorso di cura per i pazienti cronici. Da qualche settimana, forse da qualche giorno, i pazienti cronici hanno ricevuto una lettera dalla Regione Lombardia. Perché? Perché sta per cambiare il percorso di cura. Ci sono scelte da fare e anche grazie ai nostri ospiti tenteremo di capire come potrebbero cambiare, che scelte i cittadini devono fare. D'altra parte, dottor Crea, la nostra società invecchia, ce l'ha confermato l'altro giorno anche l'Istat con i numeri ufficiali, una società che invecchia, e in particolare per quanto riguarda Cremona ci sono i dati dell'annuario statistico che un paio di mesi fa sono stati resi noti dalla Camera di Commercio e dalla Comune di Cremona. Sono dati che preoccupano, nel senso che l'età media intanto è superiore alla media italiana, 47 anni contro i 45 che appunto vengono registrati in Italia. E poi ben su 100 persone diciamo attive, ben 63, o perché troppo giovani o perché troppo vecchie, sono invece a carico. Quindi insomma anche questo è un dato che ci dà un po' il polso della situazione. E allora, questi medici di famiglia che scompaiono, come faremo? Grazie intanto dell'invito, ringrazio oltre che a nome mio anche a nome del Presidente dell'Ordine, Dottor Lima, e dell'intero Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici. Dicevo che l'Ordine dei Medici guarda con molto interesse e non poca preoccupazione a questo fenomeno. Abbiamo appunto, come ricordava lei, sentito gli ultimi dati che sono veramente tragici. Dal momento in cui si parla di un pensionamento da qui ai prossimi 5-8 anni di 45.000 medici, per cui appunto, come ricordava, c'è il rischio che 14 milioni di cittadini italiani rimangano senza il medico di medicina generale, medico di famiglia per intenderci. Se poi ci spostiamo, quindi, e questa proiezione la facciamo nei prossimi 10 anni, addirittura il numero quindi si raddoppia, avremo 80.000 pensionamenti, ma senza andare troppo in là, già fra 4 anni, quindi nel 2022, che è stato definito ormai l'anno nero, avremo 15.000 medici di medicina generale, quindi in pensione. Quindi è un dato veramente molto preoccupante. Dato questo nazionale che viene, diciamo, fedelmente replicato a livello regionale, per quanto riguarda, qui approfitto del fatto che c'è il nostro direttore di dipartimento, quindi la nostra realtà cremonese, quindi la ex ASL, quindi c'è di Cremona, vediamo che attualmente, oggi, i medici di medicina generale che siamo in servizio, quindi titolari di convenzione, siamo 216, di cui questi 216, 66, quindi il 31%, ha un'età compresa fra i 65 e i 70 anni. Questo vuol dire che già da domattina, quindi, questi colleghi potrebbero andare in pensione. Se poi questo orizzonte temporale lo spostiamo di 10 anni, quindi il numero diventa ancora più serio, cioè nel senso che parliamo di un 63-64% di medici, quindi, che andranno quindi in pensione per sopraggiunti limiti di età. Ecco, quindi già adesso, entro brevissimo, già un terzo, poco meno di un terzo dei medici cremonesi potrebbero lasciare. Potrebbero lasciare, certo. Quindi, attenzione, ecco, però ne arriveranno.
Allora, noi ci auguriamo che arriveranno, non è facile perché? Per tutta una serie di cose, cioè nel senso che lei sa che per accedere alla medicina generale c'è tutto un percorso quindi professionale che dopo la laurea prevede quindi un corso di ulteriori 3 anni, quindi che viene definito come corso di formazione specifico per la medicina generale. Purtroppo a causa di una diciamo, programmazione poco accorta, poco attenta negli anni precedenti, oggi ci troviamo di fronte a una situazione in cui i posti riservati ai cosiddetti medici corsisti, cioè i frequentatori di questo corso, sono 1100 posti all'anno con un fabbisogno di gran lunga superiore. Le dicevo prima che, fra 10 anni andranno in pensione circa 33.000 medici di medicina di generale, base, quindi sì. Facendo 1.100 per 10 anni siamo a 11.000, quindi resteremo sempre sotto di 22.000 medici di medicina generale, quindi 22.000 ambiti carenti che non saranno coperti quindi dalla presenza del medico di medicina generale. E questo cosa, a livello pratico come si potrebbe tradurre? Allora, cosa succederà? Succederà che... Perché già adesso siete parecchio impegnati. Succederà che la nostra... diciamo che sono al vaglio con alcune soluzioni che possiamo definire, diciamo, a tempo, soluzione tampone, come quella prevista dal nostro nuovo accordo integrativo regionale, cioè Regione Lombardia, che già è stata da sempre attenta a questo problema e che tra l'altro è che tra le 4 regioni più a rischio, insieme quindi alla Campania, Lazio e la Sicilia. La Direzione Generale, quindi Welfare Regione Lombardia, insieme alle ATS e alle organizzazioni di categoria, nel nuovo piano integrativo, quindi regionale per il 2018, prevedono alcune, io le definirei soluzioni tampone, per esempio agevolano, cioè sono previste delle agevolazioni per chi si insedia in comuni, diciamo, disagiati, agevolazioni anche di tipo economico, con, diciamo, l'aiuto, quindi c'è la collaborazione anche della pubblica amministrazione, cioè si chiede ai comuni di mettere eventualmente a disposizione dei locali. Non è che i comuni abbiano casse così pingue. Ma almeno mettere a disposizione i locali dove allestire quindi c'è un ambulatorio. Vengono poi... Lo fanno già. Sì, sì, sì. Verranno poi eventualmente, verrà chiesto dei colleghi che si sono autolimitati nel massimale, quindi di innalzare questa autolimitazione. Ricordiamo che il massimale cos'è? 1.500? Attualmente il massimale è 1.500. È l'ultimo di queste, diciamo, questi step, appunto, è quello che prevede, sempre su richiesta dell'ATS, un innalzamento anche del numero del massimale, da 1.500 a 1.800. E qui ci vuole Brunelli però, perché adesso gli ambulatori, le sale d'attesa dei medici sono ingolfati, no? Ci sono proprio tempi di attesa, e se poi addirittura dovessero avere, ogni singolo medico dovesse avere 1.500. Più assistiti, e come si fa? No, è giusto porre la domanda all'Agenzia Tutela della Salute: come si fa a tutelare le persone se non siamo neanche in grado magari di dare il medico di famiglia? Ecco, ci sono delle soluzioni nel senso che ci tranquillizzano, delle soluzioni immediate che sono quelle proprio del nostro personale che chiama continuamente e, diciamo, cioè esplica queste graduatorie e magari con maggior difficoltà di prima si raggiunge comunque alla copertura, una copertura che non è immediata, ma dobbiamo passare dalla nomina di incaricati provvisori. Ecco, per esempio, non è facile che da noi ci siano attualmente ben 12 incaricati, di solito erano 1 o 2. Ecco. Cioè, ci sono lavoratori temporanei, sì, anche tra i medici. Sì, sì, dei medici, sì, che poi precari. Che poi comunque sono medici esperti, nel senso che sono medici comunque che operano. Che non hanno titoli per un incarico definito, ma hanno, diciamo, titoli sono, per degli sono competenti, ci sono degli specialisti, specializzanti, svolgono l'attività di guardia medica, la cosiddetta continuità assistenziale, ecco. E quindi noi stiamo coprendo, ecco. Quindi mi faccia capire, non ci sono medici pronti da, come dire, poter mettere in carriera definitiva a livello a tempo indeterminato, ma ci sono medici che potrebbero comunque... No, ma ci sono anche a tempo indeterminato, però per risolvere tutta la graduatoria, per chiamare tutta la graduatoria, esiste una tempistica che si chiama il medico via PEC, gli si offre l'incarico, lui ha tempo 15 giorni, poi a tempo... 3 mesi per accettare, per aprire lo studio. Quindi sono questi aspetti tecnici, certo, che non che comunque stiamo voi quindi da questo punto di vista siete abbastanza tranquilli, ecco. Cioè non rimarremo senza medico. Poi dopo c'è il secondo step, che è quello a breve termine, che viene rappresentato, come ha detto il dottor Cria, è stato anticipato dall'innalzamento del massimale, e è giusta la sua domanda, ma portare a 2.000 la qualità dell'assistenza, come può evolvere?
Cioè, diciamo che questa operazione è stata fatta già con i pediatri libera scelta, sì, perché si era innalzato il massimale, e questo è stato possibile e è possibile ancora più con la medicina generale, proprio perché non dobbiamo pensare ad una medicina generale, come si dice in gergo, del medico di famiglia borsafonendo. È un medico di famiglia che adesso ha del personale di studio, collaboratori di studio, quindi personale infermieristico e personale amministrativo. E poi abbiamo queste aggregazioni in forme associative che fanno sì, con un'organizzazione, che si possono gestire più assistiti. Certo, poi la qualità dell'assistenza non è fatta solo dall'organizzazione, certo, ma dal singolo professionista. Ecco. Quindi io mi sento di dire che, a fronte di alcune affermazioni che abbiamo fatto adesso, che richiamano una forte attenzione, sì, appunto, dall'altro c'è la versione anche di tranquillizzare, ecco, mm-hmm, di tranquillizzare. Poi c'è quella a lunga scadenza, cioè quella che è l'accordo collettivo nazionale, il contratto nazionale, che deve ratificare con degli standard più appropriati la possibilità di innalzare a 2000 appunto il carico assistiti, e anche quello di prevedere più posti di appunto del corso triennale di medicina generale. Quello non è ancora scattato, quindi no, questi sono ancora scattato, però devo aggiungere che la Regione Lombardia, qui c'ho una relazione ampia, sì, ha fatto delle proposte, lo farà cioè nell'ambito degli uffici, appunto, degli incontri, sì, Stato e Regioni, eccetera, per la programmazione, però si renderà conto che l'ho messo nella fase, diciamo, più a lungo termine, perché occorre, per formare un medico di medicina generale dopo laureato, occorrono 3 anni. Ecco. Però scusa, se mi consenti, va bene questo, ma io ritengo, avendo io fino a poco tempo fa fatto anche il medico tutor valutatore dei neolaureati, sì, c'è un problema di fondo, che è quello che la medicina generale non viene adeguatamente insegnata durante il corso di laurea in medicina e chirurgia. Questo forse lo possono, quindi, dire anche molti pazienti. Quindi si verifica questo, che i neolaureati che frequentano i nostri ambulatori durante il tirocinio scoprono per la prima volta la medicina, le cure primarie, non hanno idea di cosa sia la nostra professione, quindi, né dal punto di vista non tanto scientifico, professionale, ma dal punto di vista burocratico, amministrativo. Quindi ricordo i primi tirocinanti alle prese con i primi certificati di infortunio, di invalidità, di malattia, avevano difficoltà perché nessuno gli ha mai insegnato quindi cosa significa gestire la medicina generale. Voglio tranquillizzare anche qui, perché questi colleghi che fanno il corso triennale passano anche da noi, da me, io anch'io sono una sorta di tutor per chi è nel nostro territorio, e noi diamo già delle indicazioni proprio per quella che viene chiamata, che i medici di medicina generale soffrono giustamente, che è la cosiddetta burocrazia, no? Prima vi ho parlato dei certificati di malattia, ma ci sono anche le regole dell'esenzione ticket, eccetera eccetera, ecco. E che quindi, ecco, dopo si può sempre migliorare, anch'io sono d'accordo, ma del resto questa è una delle critiche che viene fatta alle università, no? Un po' il disallineamento, ma in tutti gli ambiti, fra la laurea e poi il posto di lavoro, quello che poi è realmente il mercato richiede. Tutto sommato mi sento di dire che la medicina e chirurgia è quella che ha un tirocinio prima, con l'esame di Stato che fanno, eccetera, e poi c'è un tirocinio Ma sappiamo comunque che tutto sommato le università italiane preparano buoni medici, no? Che spesso tra l'altro vanno all'estero. Vanno all'estero. Questo è anche un'altra contraddizione, se vogliamo, no? Sì, certo, perché non abbiamo anche negli ospedali adesso. Le assunzioni sono bloccate anche da anni, quindi io parlo prevalentemente dell'aspetto della medicina generale, che è quella che io esercito, ma il problema anche i nostri colleghi ospedalieri non sono messi meglio. Io vorrei aggiungere un punto che secondo me ritengo molto importante, è questo: non bisogna più pensare al medico di medicina generale che fa tutto lui, c'è il loro personale infermieristico e collaboratore di studio che fa meglio, dottor Cria, mi scuso con i medici di medicina generale tutti, ma l'ho detto in tanti contesti. Il personale infermieristico può dare un forte supporto all'attività del medico di medicina generale. Ma non ce lo paga questo personale? Allora, lo paghiamo noi, in parte le spese. In parte noi riceviamo un minimo contributo da parte dell'ATS, che non è sufficiente per coprire le spese, quindi alla fine poi siamo noi che paghiamo. Ma volevo fare ancora un passo indietro sul corso di formazione, quindi poi concludo. Un'altra criticità che rende, diciamo, meno appetibile la medicina generale
è anche che la borsa di studio, che dura 3 anni, non è equiparata a una specialità, quindi non viene vista come una specialità al paro delle altre. Quindi i ragazzi la ritengono, ritengono come pochi, se fosse meno gratificante. Pochi vogliono fare il medico di famiglia, non solo, è questo, è vero. Non solo, ma la borsa di studio, proprio dal punto di vista del trattamento economico, è diciamo meno della metà. C'è un borsista, cioè uno specializzando, ha una borsa di studio intorno ai 1.800 euro mensili, chi fa il corso per la medicina generale prende 800. Quasi fosse un ripiego. Un ripiego. Tanto è vero, invece è fondamentale. Tanto è vero che abbiamo registrato negli ultimi anni un abbandono, cioè molti ragazzi che si iscrivono al corso di medicina generale, che superano il concorso, al primo o al secondo anno abbiamo una percentuale intorno al 20%. Lascia il corso perché entrando in specialità, quindi preferisce fare quella carriera a questa. Quindi anche lì ci sarebbe da riflettere un attimo. Sono aspetti di livello nazionale. Sono questioni di livello nazionale, mi pare che l'università abbia anche grandi responsabilità. Pari dignità alla medicina generale, quindi così come fa per le altre. Ma allora attenzione, qui emerge un dato, può essere che i medici di famiglia debbano occuparsi di più cittadini, certo, di più, Da 1.500 potrebbe salire a 2.000, quindi ambulatori, sale d'attesa sempre più affollate. Ma non vuol dire, come diceva dottor Brunelli, i medici ormai, Cremona ha, diciamo, possiamo dire con un minimo di orgoglio, la nostra ex ASL, attualmente quindi c'è l'ATS Valpadana, siamo in Regione Lombardia, l'ATS quindi che ha un maggior numero di medici associati. Noi contiamo come Cremona. Certo, gli medici associati riescono a gestire anche dal punto di vista logistico. Noi siamo strutturati, quindi non c'è il medico. Quindi su 216 medici? Noi abbiamo l'83%, siamo medici già organizzati, associati in medicina di gruppo o medicina di rete, con infermieri, con segretari, quindi riusciamo quindi a gestire anche tutta questa, alcune eventuali incremento. Insomma, non è sempre il dottor, professor Guido Tersilli che va da un ambulatorio all'altro. E anche un punto forte, secondo me, se quando prenderà piede e si consolida la presa in carico del paziente cronico con la pianificazione annuale delle prestazioni, ovviamente è un modo, adesso ne parliamo perché non dobbiamo dimenticare comunque che l'aumento degli assistiti poi incide anche sulle famigerate visite a domicilio. Molti pretendono le visite a domicilio e si lamentano che il medico non può andare e dice no, venga lei da me. E anche questo, no? Questo meriterebbe quindi una trasmissione a parte. Diciamo che in effetti sulle visite a domicilio posso dire che nessun medico applica alla regola, diciamo, perché il giudizio di domicilialità diventa congruo quindi quando il paziente in teoria non è deambulabile o trasportabile. È ovvio che se noi dovessimo applicare alla lettera questo concetto, tutti, anche un moribondo è trasportabile. Quindi detto questo, è il buon senso del medico, insomma, che è anche del paziente che a volte pretende un po' troppo. Lei cosa vuole brevemente, come Agenzia di Tutela della Salute, noi promuoviamo la visita domiciliare del medico di famiglia perché è proprio quello che, cioè, voi dite ai medici, se potete andate, che lo distingue da tutti gli altri professionisti, andare nella sua casa, rendersi conto del contesto. Quindi il medico di famiglia, la sua forza è quella, anche perché poi abbiamo già avuto modo deve di dirlo, deve tener conto della sostenibilità, dell'alta mobilità e fare da filtro nel periodo estivo. Noi grazie alle nostre visite domiciliari riusciamo a segnalare agli uffici preposti dell'ATS anche casi di disagio sociale che altrimenti rimarrebbero misconosciuti, certo. Medici sentinella, quindi quello che ci si sorprende, perché abbiamo già avuto modo di parlare anche in questa trasmissione, è che non ci sia, come verrebbe da dire, una sorta di raccordo tra quella che è la situazione dei medici di famiglia e quella che è la situazione al pronto soccorso, che spesso va in qualche modo a supplire alle carenze a vicenda, no? Perché non c'è un coordinamento sopra che dice ragazzi, mettiamoci d'accordo? Abbiamo dibattuto in tante occasioni. Le spiego allora. Sì, in effetti anche questo potrebbe sembrare un luogo comune. Allora, il più delle volte l'accesso al pronto soccorso viene diciamo messo in pratica dal paziente non tanto perché il suo medico non è presente in ambulatorio, anche perché, come dicevo, fra gli obblighi che noi abbiamo, noi intendo i medici in associazione, cioè quello di essere aperti tutti i giorni, mattina e pomeriggio, fino alle 7 di sera, ogni ambulatorio e anche il sabato. Quindi più delle volte capita che il paziente, per poter avere tutto e subito, si reca al pronto soccorso.
per poter fare quello che di solito per via ordinaria farebbe. Però dovrebbe magari aspettare un po' più di tempo. Noi abbiamo già. E c'è una diagnostica a disposizione naturalmente del medico specialista che non ha il medico di medicina generale. È anche un po', come dire, una sorta di pigrizia e anche un approccio forse non completamente corretto nei confronti di quello che è il ruolo del medico. Una piccola cosa di colore vi volevo mostrare. Di recente, voi chi ha bambini sa bene di cosa parlo, Peppa Pig è quella maialina antropomorfa che da anni spopola in TV tra i bambini. E di Peppa Pig ha parlato recentemente anche il British Medical Journal sul numero di Natale per criticare questo cartone animato, perché Peppa Pig, facciamolo partire, poi lo facciamo sentire, facciamolo partire, spesso questo maialino qui è malato e come se niente fosse chiama il medico e il medico fa credere di poter intervenire come se fosse una roba, invece è un po' così, guardate qua. Oh, povera Peppa, non hai certo un bell'aspetto. Non preoccuparti, chiamo il dottor Brown Bear. Poi adesso va avanti, guardiamo. E quindi praticamente... La bambola di Polly. Mi scusi tanto, Madame Gazzella. Oh no, Pedro ha la tosse. Non ti preoccupare, adesso telefono al dottor Orso Bruno. Oh, povero piccolo. Sembra proprio che tu non stia bene. Non preoccuparti, chiamerò il dottor Orso Bruno. Dottor Orso Bruno, chi parla? Allora, dottor Orso Bruno, ma è così? Ma cioè, questo diciamo cartone animato allora... è stato criticato perché fa credere di poter chiamare il dottore in qualsiasi momento. In realtà non è così. Lei faceva l'esempio di Guido Tersilli poc'anzi. Sì. Allora, devo dire che in effetti, per fortuna, grazie al fatto che lavoriamo con del nostro personale di studio, molte telefonate vengono filtrate, perché capita anche a noi di ricevere telefonate. Però non... abbiamo un filtro quindi fatto dal nostro personale che in effetti ci dà una grossa mano, quindi insomma diciamo non approfittate della disponibilità dei medici. Consideri che un medico di medicina generale nella sua attività quindi c'è ambulatoriale vede almeno dai 60 ai 70 pazienti quotidianamente, cioè, tutti i giorni. Sono numeri incredibili. Quindi si può dire non approfittate della disponibilità dei medici nonostante il cattivo esempio di Peppa Pig. Il loro contratto prevede accesso illimitato. Aia. Quindi è forse l'unica categoria dove c'è... Va rinnovato questo contratto. È ovvio che ci vuole un'organizzazione, e io ripeto, per gestirla, dove il personale di supporto è fondamentale. Ecco che l'evoluzione delle cure primarie è proprio questo. Non abbiamo il cartellino, non timbriamo l'uscita. Tra l'altro, abbiamo ancora pochi minuti. Adesso per i medici di famiglia arriva un altro impegnativo aspetto da gestire ed è quello della presa in carico dei pazienti cronici. Abbiamo 15 secondi di una comunicazione istituzionale della Regione Lombardia. Vediamo. Soffri di patologie croniche? In Lombardia c'è un nuovo percorso di cura. A breve riceverai una lettera con tutte le novità. Non dovrai più prenotare visite, cure ed esami. Nuovo percorso di cura per i pazienti cronici. Un'opportunità in più per migliorare la qualità della tua vita. E indovinate chi se ne deve occupare? I medici di famiglia. È così? Sì, è così, ma non proprio così. Le spiego. Se ne occupano i medici di famiglia organizzati a formare delle cooperative cosiddette gestori della cronicità. Le dico questo perché la Regione Lombardia riesce a dare questa opportunità ai medici in quanto cooperativa, soggetto giuridico, riesce a stabilire un contratto quindi con la Regione Lombardia. Dopodiché la cooperativa, formata da tanti medici di medicina generale, si organizza per garantire ai pazienti quella presa in carico di cui si dice, quindi di cui si faceva riferimento nel video. Diciamo che per chi come noi cremonesi, che veniamo da una lunga storia di associazionismo, noi abbiamo già alle nostre spalle esperienze di Casa della Salute, di POT, di CREG, sono tutti acronimi che stanno per sperimentazioni precedenti. Adesso abbiamo accettato, considerando quindi la presa in carico come una normale evoluzione di quello che abbiamo fatto fino all'altro ieri. Ecco, ma Brunelli, è una nuova opportunità per i pazienti cronici? Sì. Perché? Sì, nel senso che sono accompagnati nella cura. Sono accompagnati, non sono più soli, c'è una pianificazione annuale delle prestazioni, c'è chi gli ricorda di effettuare queste prestazioni perché la prevenzione medica non è solo riferita alle malattie infettive, ad altri aspetti di questo tipo, ma anche quella di non avere degli aggravamenti della propria patologia e quindi avendo
ben definito tutti i passaggi di monitoraggio nell'arco dell'anno, cioè comprenderà bene che anche quel paziente che per disattenzione non ha tempo, non li fa, ecco che c'è chi li prenota, glieli ricorda e poi monitorizza che siano stati fatti. Ma di quanti pazienti stiamo parlando? Noi stiamo parlando di 282.000 pazienti nell'ATS della Valpadana, quindi tra Cremona e Mantua. Quindi circa facciamo 282.000 pazienti? Sì, 282.000. Pazienti che i cronici rappresentano, ecco, il 30% della popolazione. E ci sono livello 1, livello 2, 3, 4, noi appunto ce li abbiamo qua per la regione Lombardia. Ma poi proporzionalmente, tipo possiamo fare un esempio di due o tre patologie classiche di pazienti cronici? Ma certo. Classici è una, per esempio, che se potrebbe sembrare banale per gli assistiti, è l'ipertensione arteriosa. Ah. No? Ma proprio perché l'ipertensione arteriosa è asintomatica, che non dà disturbo, ecco che il medico di medicina generale fa un piano che gli ricorda che periodicamente deve fare delle prestazioni, se no sappiamo benissimo che l'ipertensione arteriosa via via, se non è curata e ben monitorata, avrà delle conseguenze. Quindi di fatto la Regione Lombardia ha deciso di gestire in maniera diversa questo tipo di la cronicità. Ho fatto l'esempio della patologia più semplice, poi ci sono le polipatologie, eccetera. In questa fase, in questi giorni, molti cittadini stanno ricevendo la famosa lettera di Regione Lombardia. Questi cittadini si recano nei nostri ambulatori. Nostri ambulatori, dei medici che si sono candidati quindi con il ruolo di gestore della cronicità. Dopodiché a questi cittadini viene spiegato quindi in cosa consiste la sperimentazione, si fa un patto di cura, quindi si spiega al cittadino cosa di cui stiamo parlando, si fa firmare il consenso informato, dopodiché si redige un PAI. Il PAI sarebbe un piano di assistenza individuale, come diceva il dottor Brunelli, per quella singola patologia o per più patologie. Si stabilisce col cittadino quindi una serie di esami da fare nell'arco di un anno. Quindi noi pianifichiamo nell'arco di un anno tutti gli esami che il paziente dovrà eseguire per le patologie per le quali è stato arruolato. Dopodiché questo PAI viene gestito da un centro servizi che pensa appunto a fissare gli appuntamenti, contattare il paziente, verificare che le terapie vengono assunte. Quindi il paziente è seguito meglio direttamente, non evita di incorrere in dimenticanze o mancanze varie, non può perché viene seguito. E d'altra parte questo si traduce anche in una migliore gestione di tutta la macchina dal punto di vista tecnico-burocratico. C'è una pianificazione anche a priori degli accessi alle strutture accreditate. Non è più come prima, che quando il medico guarda, vai a fare questo controllo, che lì viene pianificato all'inizio dell'anno. Quindi non è il cittadino che governa le strutture accreditate per la pianificazione delle prestazioni, è il sistema che pianifica tutte le prestazioni dell'assistito. Dopo è ovvio che sono assicurate anche tutte le prestazioni che emergono di volta in volta per delle patologie subentranti. E per i cittadini, io li ho incontrati in vari contesti, appunto parlando di presa in carico e prima di un altro progetto, che voglio assicurare che c'è quindi la libera scelta, la gratuità delle cure e ovviamente la prossimità. La libera scelta è data dal fatto che uno può aderire a questo nuovo percorso, può scegliere all'interno della filiera erogativa in quale struttura andare a fare gli esami. Certo, quindi sono è tutto rispettato. Ecco. Insomma, una sorta di pianificazione dei tagliandi, dei controlli, se così vogliamo definirla. Staremo a vedere, poi naturalmente ci potrebbero essere, soprattutto nella prima fase di avvio, no? qualche incertezza, cioè, insomma, che andrà gestita dai medici di famiglia. No, vabbè. Insieme all'ATS. Gli aspetti più complessi, livello 1-2, sono subentrati anche gli enti gestori che sono rappresentati dalle strutture accreditate per quelle patologie complesse. Certo. Dobbiamo salutarci, giornata importante questa per la sanità nazionale, perché oggi sul sito del Ministero della Salute saranno pubblicati i nomi degli 800 papabili candidati alla direzione generale delle varie aziende sanitarie, quindi il famoso contenitore unico nazionale che in qualche modo ingloba tutti i vari direttori generali che possono essere chiamati a dirigere le unità sanitarie, le aziende sanitarie in Italia, e questo potrebbe ulteriormente agevolare la gestione della sanità in Italia, attorno alla quale ruotano molti soldi, e a volte insomma questo può creare qualche problema. Certo. Bisogna usarli bene. Grazie ai nostri ospiti, dottor Francesco Crea, medico di famiglia e consigliere dell'Ordine dei Medici, e il dottor Gianmario Brunelli, direttore del Dipartimento Cure Primarie dell'ATS Valpadana. Grazie per l'opportunità. Noi ci vediamo domani, punto a capo, arrivederci.